Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Maruco e oggi torniamo su Minecraft nella nostra nuova serie, la Marucraft, che ci ha portato qui in quello che reputo al momento il mondo migliore che mi potesse capitare, perché siamo spawnati in mezzo al nulla e io non ho fatto ancora nulla. In effetti voglio rendervi partecipi, come ho detto nello scorso episodio, il più possibile, e quindi l'unica cosa che ho fatto è stato piazzare qua la crafting table. Ho finito un po' di stamina, quindi ora mangio. E ho craftato uno stack e quattro torce, perché voglio rendere sicura questa zona, come vi ho detto, il prima possibile. Quindi sperare che di notte qua non spawni più nessuno. Ovviamente questo è tutto provvisorio, perché pensavo di costruire proprio qua la casa, che sarà la prima struttura. Se nella scorsa serie vi ho fatto aspettare 20 episodi e poi alla fine non l'ho fatta, in questa cominciamo proprio dalla casa. Credo proprio che comincerò davvero da quella. Però per farlo ho bisogno di un posto sicuro e ovviamente ho bisogno di legno, di materiali, eccetera. Quindi al momento non la possiamo fare. Però in questo episodio possiamo già cominciare a guardarci intorno e reperire le prime risorse. Quindi sperando molto carbone, un po' di ferro, perché no, non sarebbe male. Perché là abbiamo anche le liane, che in effetti servono, e a me piace molto utilizzarle. Quindi vorrei fare le cesoie, vorrei usare le cesoie sulle pecore, eccetera. Quindi ora, sperando di aver messo in sicurezza il più possibile questa zona, magari ne mettiamo anche un po' sugli alberi, perché no? Voglio davvero essere sicuro. Episodio un po' così, perché ovviamente cominciamo la nuova serie. Io direi di scendere, ho spaccato il blocco più in alto, quindi ora possiamo scendere in teoria. E già, questo è già il primo dei nostri problemi. Intanto qua possiamo scendere. Lui non despawnerà mai, per il semplice fatto che qua c'è ombra che dobbiamo assolutamente cercare di arginare con le torce. Quindi io piazzerei anche le torce, andrei a fare un po' il mazzo allo scheletro, perché ho un bisogno di bone meal che neanche immaginate. Rimpiango ancora la mia bella farm di scheletri, ma non voglio tornare indietro. Ok, io spero che il creeper non mi ammazzi nulla, perché come vi ho detto voglio cercare di evitare ogni minimo, cercare davvero di trattare con i guanti questa mappa, perché è davvero talmente bella che non voglio assolutamente rovinarla in qualche modo, non esplodere. Ecco, l'ho detto. Ok, cominciamo alla grande, maledetto. Beh, poco importa, è anche quasi notte, quindi possiamo approfittarne per illuminare tutta la zona. Cercare di non far spawnare nessuno qua sotto sarebbe l'ideale. Sento già dei ragni e credo proprio che passerò la notte in giro e non lassù, per il semplice fatto che devo prendere... Ho visto qualcosa muoversi. Devo prendere assolutamente la lana della pecora e craftarmi... No, il piccolo maledetto bambinetto zombie. No, non cominciamo così la serie. Ho due cuori, ho mezzo cuore, sono morto. Posso scappare? Sì, ho pochissima stamina, ma quel maledetto mi segue, io lo sapevo. Vuoi che non lo sappia? Ok, cerchiamo di salvarci il più possibile, non voglio morire al secondo episodio, possibilmente. Quindi saliamo quassù e poi spacchiamo il blocco, e in teoria qua non mi dovrebbe seguire quella sorta di mini idiota. Ok, perfetto, puoi anche salire. Qua in teoria non dovrebbe spawnare nessuno. Ok, perfetto, cominciamo davvero alla grande. No, in teoria no. Ora mi guardo un po' intorno, ma... perfetto. Qua l'ho reso davvero sicuro. Sì. Insomma, mica tanto. Qua è 7. Perfetto. Lasciatemi fare un giro, perché sotto l'8... Qua, o meglio sotto il 9, qua può spawnare qualcuno e sinceramente non ci tengo proprio. Ok, dovremmo essere abbastanza sicuri. Quindi, dopo una bella corsetta di notte, io mangio
mangio un po', recupero un po' la vita e niente, aspetto il mattino come sempre, purtroppo non ho ancora il letto, quelle maledette sono là in fondo e guardate un po' quanta gente c'è. Questa mappa credo sia, o meglio, questa zona credo sia bella, bella popolata. Le witch. Le witch, tantissimi zombie. Ok, o c'è un sistema di caverne molto molto fitto sotto di noi, oppure ho avuto la mia solita fortuna. Opterei per la seconda ipotesi, ma poco importa. Va bene, aspettiamo il giorno e ci rivediamo appena è mattina. Guardalo, è ancora qui. Questo non desponerà mai. Almeno finché non mi ammazza. Credo sia sempre lui. Sali? Oh, era ora. Ok, mi ha fatto anche rovinare un po' il paesaggio. Là c'è lo scheletro, ok, basta. Cerchiamo di raggiungere queste pecore. E intanto ci guardiamo anche un po' attorno. L'erba è un problema. Ok, caverne, caverne ovunque. Capisco il perché di tanti mob. Oh, aspettate, c'è un sacco da vedere. Vabbè, che cos'è? Wow, oh, ferro, ferro, ferro. Perfetto. Io come raggiungo il ferro? C'è una mucca. E ci sono dei ragni. Mentre qua... oh, c'è un canyon. Che prosegue da questa parte. Ok. Tante cose, troppe cose. Le vedremo pian pianino appena prenderemo confidenza con la mappa. Perché anch'io vedo un sacco di cose. Intanto qua ci sono le pecore, ma io non voglio ucciderle. Perché potenzialmente... ah no, ce ne sono anche laggiù. E allora ammazziamo un po' di quelle. Voglio intanto il letto, ma soprattutto vorrei il ferro. Ok. Oh, i coniglietti. Ci troviamo in 1.10.2. Cosa importante, avremo tutti i blocchi nuovi, mob nuovi fin da subito. E altra cosa che non vi ho detto è che ho disabilitato l'autojump. Perché voi immaginatevelo nel Nether, è proprio il massimo della comodità. Quindi preferisco non utilizzarlo, quanto mi piace la giungla. Voglio vedere però se qua c'è del ferro in superficie. Ne dubito altamente. Altra cosa che non vi ho fatto vedere, ma che avrete sicuramente visto dalla copertina, è che ho cambiato skin. Questa mi piace di più perché è più semplice in effetti. Anzi no, vi ho fatto vedere prima il saluto. E l'altra era bella, ma era un po' troppo, come dire, un po' troppo macabra. Quindi ho optato per qualcosa di semplice. Credo mi terrò questa e quindi GG. Ma me ne servono una decina, non di più, tanto per cominciare. Ho già visto una zona dall'alto che mi piace, dove posso cominciare la mia coltivazione di grano. Molto semplice. Ok, 7, li mettiamo qui così almeno vedo quanti ne abbiamo. Sì, il più possibile, non voglio morire al secondo episodio, possibilmente. No, è lo stesso. Ok, sento uno scheletro. E la cosa non mi piace. Ferro. Come lo prendo? Aspettate un po'. Dobbiamo capire come raggiungere il ferro. Detta così suona male, ma credo proprio che... ok, credo proprio che dovremmo avventurarci in una caverna. Non ne ho tanta voglia perché, come vedete, l'equipaggiamento non è dei migliori, ma credo che sarò costretto. Salve Creeper, non mi interessa fare la tua conoscenza al momento. Beh, non è il massimo della comodità da casa mia, perché raggiungerlo vorrà dire sfidare un po' la sorte, però al momento è l'unico posto che mi viene in mente, quindi piantiamo un po' qui. Ok, piantiamo tutto. Molto semplice la nostra farm, è proprio rudimentale. E qua che succede? Mi sono bloccato, va bene. Dicevo, qua mi piacerebbe fare un pillar di qualcosa. Di terra no.
per ricordarmi, ma no, dovrei riuscire a vederlo. Sì, credo di sì. Ok, abbiamo fatto la nostra farm. Altra cosa, a me piacerebbe appunto attirare le pecore, ma al momento non è possibile. Proviamo a raggiungere quel ferro. Ok, qua non c'è nulla. Ho delle torce? Sì. Ho del cibo? Sì. Devo solo ricordarmi di tenermene qualcuno, ma... Ok. E che cos'è? Ok. Sento qualcuno. Eccolo là. Eccoti qua. Spero non sia accompagnato dal tuo compare creeper, perché in quel caso saremmo messi malissimo. Oh cavolo, mezzo cuore. No! Non voglio morire al secondo episodio, possibilmente. Ok, spero vi sia piaciuto il montaggio del mio viaggio. Inseguito dai mob è stata una lunga notte, una lunghissima notte. Però non chiedetemi come sono riuscito a tornare qui. Ora, spero di riprendere tutto. Siamo all'inizio, quindi non ho perso niente di troppo prezioso. Però, comunque, dà fastidio cominciare con i miei fail. Quindi speriamo che vada tutto bene. Riscendiamo nella caverna, intrepidi, e sperando di non incontrare troppa gente, cerchiamo di riprenderci quello che c'era. Se sono riuscito a... Ecco, mi stavo già perdendo. Ok, quel blocco d'erba mi sembrava terribilmente un creeper. Ok, ho rifatto un minimo di equipaggiamento di pietra. Ci ho messo un po', ho farmato un po' di legno. Prendo al volo questo... ferro e direi che scappo. Beh, 5 pezzi non è neanche niente male per iniziare. Sono potenzialmente un piccone e una spada. Vorrei prendere anche questo, però, già che ci sono. Altro ferro? No. Ok, quindi direi che posso craftarmi. Anzi, mi crafterò le cesoie, credo, e il piccone. Così almeno ci portiamo avanti un po' con la serie, perché
Nel prossimo episodio, sicuramente mentre non registro, voglio andare a prendere un po' di liane e fare una minuscola farm. Vi avevo già fatto vedere come funzionava. Intanto ho fatto un'altra crafting table. Qua c'è un'altra caverna. Anzi, non è quella dove ci trovavamo ora. Perfetto. Direi che torno a casa, crafto una pala di pietra, giusto per fare appunto il pilastro dove fare la farm di veins, di liane. E poi nel prossimo episodio cominciamo appunto a farmare un po' di sapling, perché voglio avere un po' di legno. Ho anche delle ossa e con il bon mia l'ho già intenzione di fare qualcosa, anche perché voglio cominciare al più presto la casa e cominciare al più presto la vera partita. Diciamo che questo episodio è andato un po' così, a parte il fail ho perso praticamente 2 ore per tornare qui, il grano cresce, ma direi che per questo episodio ci possiamo fermare qui. Ora io metto a cuocere il ferro e nel prossimo episodio cominciamo a costruire qualcosa. Per il resto, se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi al canale e fammi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Vi do l'appuntamento al prossimo video e vi dico ciao a tutti!